Ciao, cos'hai? Impegnati con Super Quicks. Per la score zone di Bizboch. Una sfida settimanale che si tiene ovviamente sempre. E questa settimana hanno scelto questo gioco. Gioco storico degli anni 80. Beh, diciamo che hanno usato lo stesso codice. Hanno preso il codice di questo e ci hanno fatto quello. Solo che non posso streamarlo ovviamente perché... Mamma mia, qui... attaccato quasi, eh. Non mi ricordo bene, ce ne sono un sacco di tipi di comunque questi giochi. Oh, finalmente ho messo un power up sulla velocità. Ok, siamo riusciti. Non se entra, è entrato. È entrato ma un po' vicino. Sono più laggiù. Mi ha dato la F. La F. Mi dà la D. Thank you.
cuoricini da tutte le parti. E ancora uno. Ah, ma guarda, da dove c'era? C'è anche un po' la chiave per fare i punti, quindi... fanfare, mi sa che è la scritta più lunga del gioco. C'erano un sacco di lettere qua. C'è soprattutto uno speed up, se no non vado da nessuna parte. Eccolo. Non pure incontro questa N, se riusciamo ancora a prenderla. Scompaiono anche le lettere. Una seconda elettrica. Guarda che giro si è fatto. Ma R non è male. Qui? Più che gentile è stato questa volta invece. Ok. Turbone, eh? Guarda, guarda, guarda. Sì, sì, sì. Lasciami muovere. Niente. Marcatura asfissiante. Qua anticipato addirittura un filo per...
cercare di sorprendere. Guarda, guarda, guarda. Ullala, manca la L. Eccola. Ok, facciamo un po' di punti così. Subito una lettera, buono. Ok.
abbiamo vinto anche il credito, chiudendo il diavoletto al 98%. Ti levi? Grazie. E manca la J e la L. La J è stata molto... Ciao RetroPie! Molto gentile la J a uscire così. 200 punti. Ok. E la L? Vedi? Mi ha portato fortuna a RetroPie entrando. Mi ha dato le lettere giuste per fare il bonus. Tranquillo, tranquillo. Guarda che proprio mi marca stretto, stretto, eh. Non mi lascia sopravvivere neanche un secondo di più di quello che deve. Ok. Proviamo così. Addirittura una L si è disegnato sullo schermo per riuscire a fregarmi.
un'apertura abbastanza grande per farlo entrare. No, non mi serve. Vieni qua, bravissimo. Stai un po' lì, un pochino, insomma, non tanto. Così il tempo che mi dà. Giusto, giusto. Sti tasti. Ok. Bene, questo è ottimo. Giù che gli manca metà. Sì, però lo chiuderei anche a metà, no? Se viene di qua, se no no. Una B insperata mi ha dato qui. Una O non c'è? No. Scortese. Si è proprio aperto nel momento che... Una L non serve. Questo è ottimo perché sennò divento pazzo. Uno speed up. Z no? Il nuovo Z, va bene. La Y è fantastica. J non serve. Ok, possiamo andare sotto. Così giochiamo isolati dal demonietto verde. Ottimo. Mancano un sacco di lettere ancora, però una O ce l'ha data, quindi due. Ottimo. Manca solo più la X. Toy box. Una X per noi. I cuoricini per passare il di livello non servono. Guarda cosa mi ha dato lui. Chief, che lui non graffia. Ecco, mi serve sì, però senza lo speed up un problema. Vediamo da che parte va. Dall'altro. Oh, un bel cuoricino di velocità. Devo scrivere Fountain. Fountain. Se mi muovevo ero panatissimo. Anche qui ho rischiato. Un pollicino di bloccaggio, ma non lo uso. Se riesco non lo uso. Possiamo anche fare qualcosina qui. Una trattina non serve. I punti, beh, non c'è qualche rischio. Ok,
qui. Una fantastica, una un'altra che servirebbe, un time, no, non serve la seconda. Play, uno speed up fantastico, un'altra N che è giusta, due ce ne servono di N. Così sì. Cosa manca? Oh, quindi O, F. No, F, U. Le lettere che ci sono sono F, U. F è una data. Solo più la U. Mano. Policina. E J, la U, ora dov'era? Nell'angolo, nell'angolo, me l'aveva nascosta. Meno male che ho fatto un giro così strano, così l'abbiamo scoperta in tempo. Vai, di nuovo il 98, non ci regalerà un altro credito, però livello superato con facilità. Round 12. Che rasetta, come si diceva una volta. Ok.
una P. Devo scrivere carp, quindi è ottima. La C. Bella. C'è più la A? Eh no, dalla A alla Z dicevano. Mai fidarsi, perché passa in mezzo. Se passa in mezzo mentre disegno, ciao. Basta, vai via da lì. No. Peccato. Va bene. Altra Z. Me la date tutte di nuovo, quasi manca la A. Eccola, bravissimo, sei bravissimo. Che rischio. Se mi servirebbe, però senza il power up della velocità e un supplizio cinese. Dobbiamo scrivere flower e quindi W è buono. W, questo possiamo anche prendere, anche la O, sì sì, è un buon fatto. Rischiamo un po', adesso non più, adesso sì, magro, bizzarrito. Bravissimo. Che rischio. Difficile qua. Oh, almeno questa, perché sennò. Che parte va? Finto tonto, però finto tonto, rischiamo un pochino, lo facciamo più lungo, ma lo chiudiamo bene, vediamo cosa succederà. Mancano tre lettere, due. Sempre due, ne manca una. Manca la F. Eccola. Oh beh. Non mi sta trattando malissimo dal punto di vista delle lettere questa partita. Abbastanza bene. Thank you.
devo scrivere Tengu. Ehi, si è aperto di uno. Rischioso questo qua. Molto rischioso. A questo punto sarebbe anche stato saggio prenderlo, non è che il passaggio di livello, perché non sono riuscito a chiuderli e quindi proprio possiamo provare sempre a chiuderli qui alla fine. Eccola qua, una T. Ok. Una G. La E e la U. La E è uscita ora. Niente U. Un'altra E. Grande gioco, grande. Mi sta trattando bene, vai. Andiamo anche con la scritta Tengu. 50.000 punti per noi. 10.000 punti a lettera. Mentre se non scrivi la scritta e finisci il livello con la percentuale al 75% minimo, ti dà 1000 punti per ogni lettera. Più una piccola percentuale sulla razza. Ok. Deve essere Rockets, qua se mi ricordo bene. Ok, stavolta l'abbiamo disegnata bene. Speriamo che non ci attacchi nel momento che mi stacco da qua. Questa volta non serve passare di livello, più chiusi. Rischio. Anche qui. Vatti bravissimo. Grande, almeno abbiamo power up sullo speed up. Ok, si sta arrabbiando.
pazzello. Sono andati un po' più tranquilli, forse distante. Lì dovrebbe entrare ancora, eh? Ce l'abbiamo. Entra su, a farti pregare. Posso fare un po' di lettere piano piano, tanto lui è sotto. Però può entrare, eh? Da un momento all'altro, non è che... La C è buona. Entra su. Entra. Mostra. Eccolo che è entrato. È entrato, bravo, bravo, mostra. E l'abbiamo chiuso benissimo. Molto bene. Adesso con calma cercherò di trovare le lettere che rimangono, la R e la E, però da sotto senza lui che rompa le scatole. Se no lo chiudiamo come capita, ma non è importante poi quello, l'importante è non rischiare. Pensate se non serve, la P, la punti. La T che non serve più, la C. Non sembra intenzionato darci lettere stavolta, ma ce ne avete veramente tante sta partita, quindi ci sta che diventi un po' avaro. Siamo 61, un'altra C, una I che non serve, vicino fallaci, niente, non ci farà completare la scritta probabilmente, però intanto una R ce l'ha ancora regalata, abbiamo ancora due possibilità. Incredibile, due lettere di fila dopo che non mi ha dato niente per 10 lettere come minimo, se non di più. Sono scritta insperata. Ultimo livello e poi ricomincia. Questo sarebbe poi l'ultimo livello del primo loop, difficilissimo ovviamente. Mi ha graziato, non so come mai, mi è andata proprio bene, mi ha graziato, non so perché. Poi devo scrivere Red Cats, gatti rossi. Ci proviamo a far uscire un power up per andare più veloce, ma non sempre esaurisce le nostre richieste da quel punto di vista. Questo posso anche perdere, tanto non importa. Cominciamo a costruire di qua, vediamo cosa succede. Aia, terribile. Lasci muovere, devo trovare un power up di velocità, se no sono fregato. Aia, io ho preso i miei rischi, eh. Ah, me l'ha già data. Volati però viene incontro, eh. Quindi non possiamo lamentarci troppo. Questo non è malaccio in questo caso qua. Siamo un bel pezzettino lungo, blocchiamo il tempo per un po', ma non troppo, infatti mi conviene andare subito. Ci
attimo di dividere di nuovo lo schermo a metà, quasi un'altra. Ok, rischissimo. Altro rischio. Ok, un pochino meglio è. Sì, sti tasti. Ok, adesso abbiamo chiuso un po' meglio, via. Quando diventano così dorati, i nemici possono salire su quello che costruiamo, quindi possono seguirmi sul filo giallo. Manca una valanga di lettere, non me ne ha date praticamente, solo due. Sì, poca roba mi dà, però non fa niente. Un altro power up, questo va bene. Un AD, un G, un A, via, piano piano. B non serve, non ci serve. Serve, manca una S, questa non serve più, una E. Adesso devo aspettare perché tanto più di 4 item non possono essere generate. Una L, se esce questa S. M, non rischiamo e andiamo sopra con il nostro amicone. La S, vai! E qui abbiamo finito il gioco con una vita. Praticamente sarebbe un 1cc no miss. Ora ricomincio col secondo loop, ma intanto il gioco è stato finito. Giocando tutti i livelli, non ne ho saltato uno, col cuoricino dello skip. Ho giocato i primi 16 livelli senza mai morire, per un punteggio finale di 966.000, che è altissimo. È molto alto già per aver giocato tutti i livelli. Ho preso molti bonus che solitamente non si prendono, ecco, mettiamolo così. Non sempre ti dà tutte le lettere, eh. A volte ti obbliga a finire il livello, invece di fare 60.000 punti ne fai 20.000 o 30.000, cambia, Adesso è simile al primo livello questo, ma non è proprio uguale, è un po' più difficile comunque. Ovviamente per un po' andrà più lento perché è normale. La nostra tecnicucciola. Aspettiamo i nostri amici, vediamo se è vicino, devo aspettare poi di più, ma se non lo è invece ci vado abbastanza tranquillo. Ecco, perché adesso è più lento che il 16esimo ovviamente, no? Questo qui è buono se lo prendo più un qua, però non subito lì. Qui vabbè. Quando è così è meglio sempre usare massimo un terzo di asse orizzontale, mai di più. Ok, prima di
sarebbe servito più un power up di velocità, perché hai degli anticipi migliori. È più lento, ma comunque gli allunghi sono sempre quelli, eh? Dei livelli difficili, voglio dire, non come quando ricomincia. Prima c'è un piccolo rischio, ma vedi che è sempre attaccato, eh? Oh, lasciamogli lo spazio solo per entrare, così è una scusa. Vediamo cosa ci dà di lettera. Una E. Cioè, no, già facciamo un po' di punti, non è che... Una C è buona. Cuoricini inutili in questo caso. Vediamo un doppio così. Oh, questa è buona. Troppo cibo. La T è ottima. E ancora i cuoricini. La S è fantastica, manca solo più la L. Chiuso benissimo, è anche vero che ho uno speed up, cioè due speed up di velocità, quindi rischio di andare un po' lungo e chiudermi il livello malamente. Qui ho tutta la possibilità di trovarla questa L, magari non me la dà, però intanto devo scoprire più lettere possibili, perché può darmi sia delle lettere che dei power up ogni 2%. La prossima dovrebbe essere del 50%, vediamo un po'. Eccola qua la L. Infatti è il 50, ma ha dato un'altra lettera che è quella giusta, però. Rispondiamo al milione. Ciao Master Stiller, buonasera a te. Una N è ottima. Devo scrivere Thunder. Thunder. La K non serve. Già, lento lento, se ne arriva lui. Però guarda che estensione che si gioca. La T mi serve, non posso prendere. Che parte va? Allora, andiamo all'incontro, perché oh, paura di velocità, speed up N. Ciao Alex. Bello questo speed up a 2. Bello questo speed up a 2. Vieni più in qua, no? Oh.
un hack che è fantastica, lettera non tanto comune, perché S R buona. È la sagra dei cuoricini. No, manca una U e una E. U E. K è buona, ma fino a un certo punto. Un cuoricino. Quanti? Quando fa così mi indica che è meglio chiuderlo e non aspettare le lettere. Usa 55. Due lettere mi devo ancora dare. Lo doppio no. Ci abbiamo. Un'altra T. Ce l'abbiamo. La U ce l'ha data, ma abbiamo solo più una possibilità. Come possiamo fare? Proviamoci. Beh, basta, non puoi più darmene altre. A questo punto mi conviene tranquillamente chiuderlo. Purtroppo, se non ti dà la lettera, non lo scrivi. Fai molti, molti, molti meno punti. Avrei potuto fare 70.000 punti se avessi scritto Thunder, mentre adesso vedrete quanti punti faccio. Forse 6.000, no, 8.000, 7.000, quanti sono? 7.000 contro 70.000, cambia, Una C questa ovviamente servirebbe anche, ma adesso tanto vado prima a cercare di chiudere i nemici. Ok, 1 2, yeah. Prima o poi con questa tecnica prima o poi ti acchiappa, è rischiosa, È buona perché ti porta a isolare i nemici, però sei molto esposto, ecco, quando la pratichi, poi dopo no. Tutte mi servono. Sono alla ricerca di un power up veloce, invece la cima l'ha ridata, però è stato onesto. Ti uccido, però poi ti do la lettera che potevi prendere. Vediamo come si sviluppa. Devo solo stare attento a quando fa la pausa. Quando si sposta a un tempo minimo di spostamento anch'io. Quando è così invece ti può prendere in qualunque momento. Eccolo qui. Adesso come si stacca, eccolo, posso disegnare. Adesso non mi posso muovere, adesso sì. Una K. Non posso muovermi, adesso sì. Posso muovermi. Evitiamo due in un colpo, così evitiamo un passaggio di troppo. Posso muovermi? Adesso sì. Sì. Qui no. Cerchiamo di spostarlo un pochino in qua, venendo anche noi in qua. Ma siamo tutte quelle che sta dando, come lettera. Vieni qui, ecco. Faccio una piccola colonna. Andiamo a prendersi quella R che è tanta roba. Manca solo più la M, mi sa. La M, la M.
Eccola, guarda qua. Altro piccolo bonus da 70.000. Niente male. Ok. Costruzione, dobbiamo cercare di farli entrare tutti e due senza farci prendere. Ok, stavolta è andata bene. Ora va bene. Dragon, Dragon, la G. Un altro power up velocità buono. Uno, oh, fantastico. Devo aspettare perché da lì può prendermi. Sono. Ci sono dei tempi dove non può prenderti, altri invece che può. La è ottimo. Mancano la D, la M. Un po' di lettere le costruisco perché sono abbastanza coperto. La N. No, questo non adesso. Ah. Ah. Tanto adesso sale perché mi vede lì. Merda. Vieni su, dai. Non avere paura, su. Facciamo una piccola asola. Eccola, io vado a rischio, non la prendo così se riesco. Eccolo qua, però l'ho scritto, mi ha salvato. Ottimo. Perfetto. Beep. Adesso è un po' lungo, dovrei fare un pochino più corto, ma comunque. Okay. Questo non mi serve. Il passaggio di livello, ma una volta che riesco a chiuderli posso giocarne. No? Eccolo qua. Qua devo scrivere fanfare. Siamo un po' distanti, quindi possiamo andare un po' più tranquilli. Lasciamogli giusto lo spazio per entrare. Un'altra A è buona, eh? Con due A di fila. Adesso è entrato. Rischiamo un attimo. 3A. Vediamo un po' su questa. E quante A mi dà? Non ne dà mai tante così. Mi mancano ancora tante lettere, però
La R è fantastica. Vediamo cosa rimane. Fanfare, manca una F e una R. Vediamo se suona questa parte magari. Ui. La F me l'ha data, anche se non l'ho presa subito non importa, cioè, vediamo da che parte va. Ok, mi viene incontro, basta non staccarsi dal livello, non ti può prendere così. Facciamo due perché è lontana, manca solo più la E, però semplice che ce la dia. Mi sa che non ce la darà. N. Ok. L. Mancano solo due lettere. V. Manca una lettera solo. Possibile. Eccola qua, niente, non c'è la data, quindi chiudiamo il quadro così come capita. Superato il 75% lui ci può passare di livello, ogni 2% ci dà un power up, una lettera. Per cercare di superare tutta la scritta dobbiamo provare ogni 2% di far uscire una lettera o un power up e vedere cosa succede. Se chiudo di più, faccio magari un quadrato grande, magari chiudo anche un 15-20%, però ti dà solo un power up o una lettera, quindi ti mangeresti tutti i 2% contenuti, no? Ecco perché faccio quadrati piccolini e cerco sempre di far uscire più lettere e power up possibili per avere più probabilità. E più che altro averne proprio di più, perché sennò non riesci proprio numericamente. Ah, per un pelo proprio, no? Questo cuoricino non serve a niente. È uno schermo che mi protegge dai teschi, che però sono chiusi, quindi... Vado a scrivere Planet. Ma è molto aggressivo da qui in poi, già. Qui dovrebbe entrare ancora, quindi cerchiamo qualche lettera qua. Una A, una E. S non serve, Y nemmeno, poi C non serve, un'altra E. Stavo obbligando a prendere il cuoricino, non devo assolutamente. Vieni qua, dai, su, non avere paura. Vieni qua. Dai. Ok. Una Z. Una L è buonissima. Una 3. Cosa manca? La P e la T. P, T. La T non è data, manca solo più la P, anche troppe adesso. T, smettila. P, eccola la P, bravissimo gioco, bravissimo. E facciamoci altri 60.000.
Secondo loop, livello 7. Sono le mosche invernali che vengono a rompere le scatole. Io non scriverei già, ma questo livello lo posso anche saltare perché per un bug non mi fa completare la scritta. Non so cosa hanno fatto queste cavolo di versioni del male. Una volta era un altro set, ma questo qua invece adesso il SQX è questo, vabbè. Infatti non mi dà la lettera, vabbè, pazienza. Faccio meno punti così. Facciamo l'entrata. Di punti da prendere, non lo prendi, sì. Punti li mettiamo via. È sempre un buon bottino, eh. Questo è buono, ma lo voglio portare un po' più giù ovviamente per cercare di dividere un po' il livello. Lo schermo in due. Siamo quasi a metà, ma non proprio. Rischiamo un po'. Non ce la dovrebbe fare arrivare. Vediamo. Ok, è uscito. Però era ampiamente previsto, eh. Su, levati, levati da lì. Niente, eh. Proviamo, di qua. Facciamo un giretto. Tanto lì entra ancora, quindi anche così. Non troppo vicino. Adesso andiamo a cercarci un power up
meno che non viene qua anche lui, perché a quel punto mi sposto io. Non è male. Così, ottima. Devo scrivere jungle. Tre lettere di fila. Zangol, che mi sembra più già una pronuncia alla bolognese. Zangol, vieni, vieni, entra, entra. Non stare lì sulla porta. Ce la farà? Oh, entrate. Ok, adesso allunghiamo un po' l'entrata, così. E mi dà anche una J, tanto però. Non ho power up di velocità, eh. Però sono riuscito a chiuderlo uguale, quindi va bene. La L ce l'abbiamo già, manca una U e una E. No, c'è Django, sì. U E. Due lettere, ma non è detto che me le dia, eh? Può dartele anche due di fila, per carità, come è successo prima, però può anche succedere che non ti dia niente, te lo faccia chiudere così. Però intanto power up me la dai, questo non serve a niente, ti fa lo skip del livello, però non ti dà punti, quindi se vado su lo chiudo così com'è, faccio già più punti, quindi non conviene mai quando lo isoli. Una me l'ha data, manca lei. Guarda cosa mi ha dato qua. Non sempre lo fa, devo essere sincero. Con pazienza quello che ci dà, ci dà. E prendiamo quello che arriva, come si diceva una volta. Va bene. Dobbiamo scrivere toy box, scatola dei giocattoli. Non prendermi, bravo. Poteva, poteva, poteva. Infatti la T mi serve, ma non ho uno speed up. Chiamo lo speed up, un'altra T, e quindi quella non serve più. Questo che serve. Lo speed up della velocità è fondamentale, se non riesco a prendere le tre che mi passano davanti. Sono a rischio totale, se no. Ok, qui sono in pieno alto mare. No, questa no, non è da prendere, perché mi toglie via la velocità, se provo a prenderlo, quindi un S che non serve a niente. Prendo un po' un rischio, qui anche, però ho calcolato qui rischione. Comincia a passarmi vicino alle orecchie il più che può. Qui allunghiamo un po'. Questo è uno spazio che è sufficiente per farlo entrare. Una, oh, fantastico. Adesso può entrare da un momento all'altro, quindi come mi cambio emisfero, tra virgolette. Due O servono, Vedrete che entrerà a breve, perché mi vede giocare sopra e non gli piace per niente a lui. La Y non è una lettera molto comune, quindi se me la dà è tanta roba.
entra su, non farti pregare. No, invece mi ha già detto che va bene e dobbiamo invogliare a star sopra, quindi devo stare un po' staccato. E poi adesso quel cuoricino lì mi rompere le scatole, ma è scomparso. Non ha un timer, è ogni power up. Ok, va abbastanza bene come chiusura, non è eccessivo. Tante omi, guarda. Ma quello non serve. Vai, manca una B e una X. La me l'ha data. Dopo là c'è la B. No. Un'altra volta. BX, BX. La X c'è. La Z. Un'altra X. Tantissime ho. Andiamo qua. Un attimo. V doppio. Un altro T. D. E la B. Diventa rara, vediamo un po'. Una O. Un H. Non ho più tante possibilità. Una X. Manca la B. Altra X. Oh, grandissimo, grandissimo. E avevo solo più due lettere possibili da far uscire. Vediamo. Vicino, è un po' vicino, mamma mia. Ui, che aggressivo. Questa è la scritta più lunga del gioco, ma difficile qua. Ha girato a livello precedente, mi ha fatto scrivere, quindi c'è una piccola tendenza a non dare più tantissimo. Infatti mi ha dato solo tre lettere di fila mentre parlavo, ma... è anche vero che la scritta più lunga può incepparsi da un momento all'altro. Infatti, una Q. Inutile. Mi marcherà strettissimo perché non ha proprio nessuna voglia di farmi vivere. Adesso sono proprio in linea per prendermi, adesso un po' meno. Fischiamo qualcosina qui e lo chiudiamo sopra. Una buona, una fountain, quindi manca la fou. Ma io me l'ha già data, ma la prendo perché fa 500 punti e mi toglie una lettera dal quadro. F. U. Vabbè, no, prima me ne avete 14 di O, livello precedente.
Vediamo se si incattivisce. La S. La N. Mi manca la O, la O, la O, la O. No. Un'altra N. Vabbè, lasciala andare. Non ho power up. Vai, va bene. Te la prendo di qua. Oh, finalmente un power up della velocità che si aumenta i giri. Attimo, non serve più. Ottimo, due power up ancora meglio. F e la O. Ottimo, 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 ottimo. Livello di quelli rognosissimi. Era lì che aspettava, eh? È nell'aria quando è così, perché lui quando decidi di prenderti li prende, non è che puoi prevedere all'infinito cosa succede, eh? Questa è una cosa che questo gioco è una regola, eh? Quel punto gioco li lascio fuori i tizi. Una I, ma tanto non serve a niente. Togliti di lì, disonestissimo. Aspetto che escano, intanto. Non dovrebbero uscire. Alle volte escono, eh? Anche lì non è mica sicuro al 100%. Che... devo staccare ora. Così li chiudiamo da questa parte. Addio. Ho potuto prendere la roba. Tanto lo chiudiamo, poi vedremo. Thank you.
E così fu. Un altro 98%. Siamo 588. Mi spiace per la score zone, però non pensavo di fare già subito 1.500.000. Scrivere carp, che è la scritta più corta del gioco, solo 4 lettere ovviamente. Ok, l'abbiamo chiuso subito, avendo il power up è più facile. Adesso non serve questo. Tenteremo di scriverlo anche perché abbiamo un sacco di percentuali davanti a noi ancora. Mancano la C e la R. La R è uscita. Eccola la C, finito. Abbiamo completato anche questa scritta. Al limite. Flower, quindi semi seller. Oh, power up. Non è flower o power, ma flower. Rischio qui anche qui un po'. Ok, abbiamo chiuso sopra bene, vediamo cosa succede. Ottimo. No, questi non mi servono i cuoricini ora. Uno.
diversi. Ma i cuoricini non lo so. La Ossi è molto importante. Anche la F, non è che... Cosa manca? La L. Eccola, guardala qua. Eccola. Pericolosamente avvicinando ai 2 milioni, il record mondiale vi ricordo che è di 2 milioni e 100 e passa, ed è mio. Detengo il mondiale a questo gioco, però fare 2 milioni e 100 è un altro mondo, anche perché non si vincono vite, quindi tutto quello che ti toglie poi non ce l'hai più, non è che puoi recuperare. Però sono già 1 milione e 7, una bella partita. Punti ne sto facendo, ma è un attimo che ti fa finire, quindi... Non è che... Non sono una botte di ferro, ecco. Ma quei giochi che in un momento ti prendono tre vite e finito. Non è che... Stanno a guardare, eh. Poi basta un livello che esce storto, sai, non è che... Sto giocando benino a livello tecnico, però... Qui devo scrivere Tengu. Due lettere, ma dato già buco. Ma non ho il power. Ma non devo fidarmi, perché alle volte ti stacchi un pelo, ti fa una L e ti sega in due. Questi livelli sono molto difficili, eh? Hanno un'altra prospettiva. Non è. Lasciala lì. Sono pezzettini piccoli piccoli, sperando che non si avvicini. Se si avvicina devo mollare, eh. Ora vediamo cosa combina. Adesso è vicinissimo, quando è così mi conviene andare da questa parte che è un po' più coperto. Non sono al sicuro, però. Vedi che poi torna subito, eh? Non è che... Rinforziamo un po'. Ecco, questa è una cosa ottima. Mi dà un po' più di velocità e quindi posso calcolare un po' meglio i tempi. Guardalo qua. Che cosa si era fatto. Una finta, un'altra finta, però sta andando nell'altra direzione, quindi lo posso anche allungare un po'. Questo è uno spazio buono per farlo entrare. Vabbè, un attimo, manca solo più la G. Se mi dava la G, l'abbiamo fatto. Dammi la G, così almeno risolviamo il problema. Rischiamo, sì. Qui? Aia. Nei corridoi lunghi e stretti entra, però è più raro. Mettiamola così. Un attimo. Okay. Manca la giù. Ma non devo proprio prenderlo. Oh, grande. Sei bravo Super Quicks. Stasera mi sta trattando benissimo. Thank you.
aria. E qui potrebbe uscire perché non sono riuscito a far bene quel quadratino. Potrebbe, non è detto. Quello dall'altra parte non è fatto benissimo, di dove sono i mostri oro. Guardateci. Qua la scritta è Red Cats. No, non è l'ultimo, no, il penultimo. Questo qui è Rockets. Rockets serve la C, però non posso rischiare. Mi massacra se ti stacco male. Le C me la date, però non posso neanche dirgli niente. Vieni in giù, bene. Questa dove va? In giù, in su? Allora vado da quella più vicina, non è che... Ok. Per il momento non escono, quindi rischiamo pure. E adesso un power up di velocità. Sarei un pochino più tranquillo. No, non lo prendo. Dovrei, eh. Dovrei, vi dico subito che a livello di strategia avrei dovuto prenderlo. Perché se riesco a finire il gioco un'altra volta, faccio il secondo loop, per 6 o 7 livelli sono di nuovo più tranquillo, no? Però c'è da dire una cosa, il punteggio è alto. La probabilità di fare magari 2 milioni e 100 ce li ho anche, quindi posso anche mirare al mondiale, eh? Lo dico già, potrei anche cercare di fare il mondiale. E quindi di conseguenza... La partita è uscita così e ci proviamo, se mi capita di non morire male, perché ve l'ho detto, può ammazzarmi da un momento all'altro, non è... non c'è controllo su questo gioco, eh. Per quanto lo possa conoscere bene, lui decide. Se ti va male, ti va male. Se ti va bene, ti va bene però. Io qua non mi fido a spostarmi perché non aspetta altro. Vediamo che lettere mi dà anche, perché me ne mancano ancora tre, sono poche. Eccolo lì, sta cercando di ammazzarmi tutti i costi. Se mi muovo male qui sono appanato. Ehi, proviamo a uscire, ma comincio ad avere un po' paura a muovermi, eh. Questa la velocità è tremenda, passa attraverso qualunque cosa, oltretutto anche lui. Vediamo un po', e non c'è da fidarsi, no. Eccolo qua. Purtroppo devo per forza allungare ancora un po' e adesso lasciamolo entrare, tanto eccolo lì. E niente, avrei dovuto prendere il passaggio interdimensionale per andare nel livello successivo, però ho sbagliato. Pensavo di riuscire a far punti, perché oltretutto fare punti qui è difficile, non è che... tanto entra, non è che poi... Eccolo lì. Guarda che provavo a uscire. Vabbè, siamo con l'ultimo minuto come al solito, arrivo sempre a 1.800.000 più o meno, ho solo più una vita, adesso ne avevo tre per quello che ho detto, boh. Però lo conosco il gioco e quindi lo so benissimo che da un momento all'altro te le può prendere, non è un discorso che è difficile o sbaglio io in maniera clamorosa, è proprio che ho fatto così il gioco. Adesso c'è ancora da prendere tre lettere, due me la date di fila. Cosa manca? La R. Sono troppo grossi per questi. Ok, no. Una E. Adesso non mi conviene più ovviamente sull'ultima vita. Come va va, se faccio punti bene, se no... Vabbè, così. No, quello non serve. Questo teschietto lo chiudiamo. J, se non mi dà la R, pazienza. L,
qui mi era preso un colpo. La O non serve. RRR. No. Due lettere mi può più dare. Quindi una la generiamo quasi qui. E una quasi qui. Una C. Manca una lettera sola. Allora questa parte. Grandissimo! L'ultima lettera, 75 non te ne da più. Finisce il livello, quindi non può più altro. E questi sono tanti punti, 60.000, siamo 1.8. Questo livello devo cercare di superarlo in un altro modo. Vabbè. Basta dirlo, non è che... Basta dirlo. Ero uscito malissimo. Fortunatamente mi ha dato subito uno di quei passaggi di livello che a questo punto servono, perché adesso è un filo più facile. Però guarda come mi sta attaccato. Non bisogna fidarsi, anche se va piano, non è il primo livello questo, eh? Ci proviamo lo stesso. Andiamo a prendersi questa A. Anche la S serve. Anche la S ci serve. Un po' una più in più. Ok. No. Cuoricino su proprio no. Rischio di scriverlo, non è che... Sì, mi perderebbe la velocità, ma non rischiamo. C'è un giro del livello, tranquilli, andiamo a vedere cosa c'è da questa parte. Stare lì a impazzire. Adesso devo aspettare che spariscano i power up, perché mi conviene tantissimo tenere la velocità, perché lo speed up fa giocare 10 volte meglio. Vediamo un po' che angoli mi dà. Giochiamo bene, dai, tanto non è che... M... V che non serve a nulla, no, adesso. Mancano due lettere. Adesso l'abbiamo chiuso, eh? Vediamo se ci dà, se ci aiuta. La E ce la dà. Manca la L. Siamo al terzo loop, eh? Ho già finito il gioco due volte. Questo qui è già il terzo loop con un credito. LL. No, eh.
Oh, grandissimo. Siamo entrati nella fase clou del gioco. Intanto questa è la seconda prestazione mondiale degli ultimi 30 anni buoni, eh? Perché conosco tutti i punteggi di questo gioco che sono stati fatti, vi posso dire che c'è stato solo 1.700.000 addirittura come punteggio massimo al mondo, e siamo già 1.900.000, quindi il record è mio con 2.100.000. Ok, possiamo iniziare da qua. Adesso mi ammazzerà subito perché non ti fa fare quello che vuoi, eh? Tutta la partita, perché adesso sono a rischio. Ah, infatti non ho voluto rischiare io, ma se mi fossi mosso sarei morto, penso. Però comunque li chiudiamo lo stesso, quelli che escono, poi li facciano loro. Questo è buono perché posso crearmi un piccolo passaggio da sotto. Ok. Facciamo un po' di costruzione. Thunder da scrivere, quindi la R è buona. Però la R è buona, non che mi deve dare solo più la R, no? Giusto? Che ne pensate? L'H è fantastica. Lettera rara, quindi sono sempre contento quando mi dà una H. La D. Mi stavo facendo prendere, no. Anche qui una finta mi ha fatto. Ma parte, eccolo qua. Bene, posso andare un pezzettino. Ok. No. Questo è buono. Se venisse un pochino in qua la rischierei anche, eh? Eccolo qui, bravo. Allunghiamo un po' e basta. Intanto ci ha anche dato una lettera. Non rischiamo. Questo non serve. Mancano tre lettere. Sarebbe fondamentale scrivere questa scritta qui, perché ci proietterebbe proprio vicini ai record. E ci proviamo, quello che va. Mancano la N e la E. N ce l'ha data. La N ce l'ha data, manca solo più la E. N. La E, fantastico, vai! Bella storia. Siamo a 150.000 punti dal mondiale, eh? Siamo a 150.000 punti dal mondiale, non me l'aspettavo mai più perché non sono allenato. Ho fatto una partita ieri, dopo qualche anno che non giocavo, un paio d'anni. In maniera, diciamo, da gara, no? Però ovviamente, speriamo, se avessi perso una vita in meno sarei più fiducioso così. Il rischio è sempre di morire male. Vabbè. Meglio così. Ho avuto paura a muovermi perché era troppo vicino. Come power up della velocità però mi toglierebbe un po' di problemi. Devo scrivere Rockman. Se veloce adesso non importa. Grande.
qui abbiamo il livello a metà e andiamo avanti così. No, mi spiace, mi ha fregato. Peccato. Avevo già preso un power up, adesso così ho questo che mi ha rallentato tantissimo, però ci proviamo lo stesso. Diamogli lo spazio per entrare. Oh, me l'ha ridato, eh? Me l'ha ridato. Aspettiamolo qua, perché sugli incroci lui cercherà di passarmi sopra, Di nuovo, ha cercato di farmi la stessa storia, ma adesso l'abbiamo chiuso bene. Cerchiamo di scrivere questa scritta che qui diventa veramente pesantissima, perché se riusciamo a scrivere questo livello ci mettiamo veramente in pole position per fare il record. Un K. Anche un altro power up della velocità, perché almeno ci metto un po' meno a muovermi avanti e indietro. Oh, la A serve, eh? Ma tanto poi torna giù, quindi... Oh, c'è andata un'altra. Che ci vuole? Una O per noi. C. D. Chiudiamo un teschio. N. Cuoricino che non serve. 500 punti. C. Ok. Non serve. Cerca di farmi i trucchetti. E le ho? Le ha finite le ho? Ha finito le ho. Vabbè. Appa. Eccolo qua, che mi ha tolto la velocità. Tanto siamo arrivati quasi al dunque, quindi... due lettere mi può guidare più, no, tre forse. Due lettere. Una O che non ci sarà. La U c'è. La U c'è. E la N, niente. Pazienza, sarebbe stato veramente un bel colpo questo. E 2 milioni di nuovo superati. Troppo vicino, non mi fido. No. Ma proprio non mi fido per niente, non che mi fido, ma per un po'. Adesso sì, dobbiamo rischiare. Okay.
scrivere Dragon. Manca solo più la D. Eccola. Pole position, siamo in pole position per il record mondiale. Ovviamente quando faccio un record del genere, che è uno dei giochi più difficili a cui battere un record, non ho nessuno in chat, peccato. Anche se non lo dovessi battere, praticamente sono a 30.000 punti dal mondiale, o 30.000 o 50.000, ma un niente, sarebbe una prestazione pazzesca. Comunque se lo scrivo lo batto, tra l'altro. Facciamo quello che dobbiamo fare, poi vediamo. Ho sudato a freddo. Mi servono tutte le lettere perché è lunghissima questa scritta. No, qui non serve questa. Ma è fanfare. Due A mi servono, non due. Quindi ne prendo solo una e poi sono più tranquillo. Niente, andiamo più tranquilli e ci vinciamo il nostro. No. No. È un rischio totale muoversi da lì. In qua non posso andare. Come lo faccio? Mi passa attraverso. Serviva. Aia. Non c'è un piccolo rischio. Andiamo un po'. Ok, basta. Ora proviamo in tutti i modi a vedere se ci dà questa scritta, perché se lo scrivo è il record mondiale, eh? New World Records. Finché non ne scompare uno non mi escono lettere, quindi devo aspettare. Ecco qua, bene. È un altro cuoricino, bene. Una F, ce ne sono due. Ne ci arriveranno due. Thank you.
Mi manca solo più una F. Una F, faccio il nuovo record mondiale. Una F, dammi questa F. Non stare così in disparte. Qui non riesco più. X, un po' ciccione lo faccio. R. Una A. Siamoci di qui, ma che però non posso prendere, meno male che non era la R. Niente, non me la vuole dare. Questa ditta, non voglio dire. Niente, non me la date. Vabbè. Che peccato, un'occasione ghiottissima. Power-up è uscito. Thank you.
manca solo più la L, però finché non me la danno non ce l'abbiamo. Alla N, wow, allora diciamo che va anche bene così, no? New World Records. New World Records. Vabbè. Proprio per la score zone mi spiace un po' da un punto di vista strettamente tecnico, però che devo dirvi, non l'ho fatta apposta, ho fatto una partita che mi è andata benissimo. Andiamo avanti, fino a che riusciamo ad andare avanti, intanto va bene così. Ciao Dea, grazie per il raid, benvenuti a tutti. Sono in pieno record mondiale a questo gioco, raga. Mi stavo disperando che non c'era nessuno. Sono in pieno record mondiale. Ciao Mondo Gaming, benvenuti a tutti. Io magari muoio subito, non è quello, però intanto... Sì, sì. Prima non avevo nessuno in chat, mi dispiace, tutte le volte che faccio dei punteggi così non c'ho mai nessuno. Ma ormai siamo al termine. Ciao Trip. Siamo al termine della partita, mi può ammazzare da un momento all'altro, siamo al massimo della difficoltà, purtroppo. Ho fatto il primo loop con una vita, cioè una cosa che è pazzesca. Mi succede spesso, eh. Vieni vicino che ti parlo io di cose belle, vieni vicino a me. Poi lo chiudiamo, superiamo il livello. Eccolo. Sì, ma il record precedente mi sembra fosse 2.120.000, quindi siamo già quasi a 2.2. Cioè il record mondiale ufficiale, nel senso che anche nel sito Twin Galaxies addirittura 1.700.000 per il momento, perché non avevo inviato neanche il mio. Il mio precedente record, questo qui dovrebbe essere già sopra, quindi allora mi sembra che sia 2.100.000, se no, se riuscite ad andare nel mio canale di YouTube andate a vedere quant'è il punteggio massimo a questo gioco, perché ho due replay, uno da 1.500.000 e uno da 2.100.000 e qualcosa, però non mi ricordo se 2.120.000 o 2.140.000, non me lo ricordo più, devo essere sincero. Adesso siamo quasi a 2.2, penso che sia battuto, perché non vorrei che sia 2.220.000, allora non l'avrei ancora battuto. Noi ci proviamo fino alla fine, andiamo avanti così, poi a un certo punto non è che se ci piglia, pazienza, oh. Anche perché è un gioco dove non ho una previsione completa di quello che può succedere, quindi Jungle, devo scrivere. Escono? No, se escono è un casino. Devo fare più in fretta qua. Ah, ho capito, ne esce solo uno però, vabbè. Ne esce solo uno, ancora ci siamo. Ce n'hanno due. No. Ha una velocità pazzesca. Mado. Ehi. Si fa così. Una V, vabbè.
questo non mi serve proprio, anzi devo tenerlo proprio distante. Non mi ha seguito fino all'interno, ma ci rischiamo un po' qui. Abbiamo separato di nuovo il demone verde dall'emisfero dove siamo noi. Giochiamo sempre in maniera un po' più tranquilla, così. Adesso devo chiudere solo i teschi perché a questa velocità non mi lascerebbero tanto spazio, eh? Quindi meglio che mi sbrighi. I punti va bene, però. Quello è buono. Se qua faccio un'inversione me la prendo qua, così. La jungle ce l'abbiamo. La J, fantastica la J, una lettera rara. La E. Vediamo così. Cosa manca? La L. Jungle, sì, la L. La U. La U. La L. Vieni qui, ma vieni, ma vieni, ma vieni, vieni, vieni. Vai, 2 milioni e 2. Cioè nessuno al mondo da 40 anni. No, 30. Fate da 30 anni nessuno ha mai più superato i 2 milioni a questo gioco qua, in tutto il mondo. Siamo a 2-2. Prestazione che non mi aspettavo mai più, eh. Ho fatto una partita ieri e questa qui oggi. Pazzesco. Non me l'aspettavo mai più. Con tranquillità ho giocato senza niente da perdere, tranquillo. E mi è uscita questa roba. Pazzesca. Andiamo avanti. Proviamo. Se mi piglia pazienza, tanto 2-2 li ho fatti. Può fare quello che vuole, non mi interessa. Però se va bene, tiriamo il record assoluto che sarebbe 2 milioni e 4. Quello che feci negli anni 80, ma. Ero un po' più forte che oggi, non so come mai, ma sto gioco qui, sì. Qui dobbiamo scrivere Toy Box. E non gioco più spensierato come all'inizio, però ero tranquillo, morivo, non me ne fregava niente, sai. Adesso solo più questa vita, non puoi vincere vite. Quindi, sono un po' più teso, eh. Non le faccio un dramma se mi prende, però. No, il passaggio di livello non mi serve qua, eh. Più avanti sì, ma qui no. Vediamo un po'. Qua senza aver power up però della velocità sono in preda proprio alle sue angolazioni folli. E chiuditi, se no mi piglia. Guardate come mi passa sopra. Fantastico. Rischiamo, rischiamo. Mi vedo morto se mi muovo qua. Stiamo più all'interno, giochiamo dove non c'è lui. E guarda che si sposta anche lui. Infamissimo. No, ma di nuovo. Ehi. Si fa così. Guarda, 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 guarda. Mi segue, eh. Non ha più voglia di stare qua con me. Guardalo lì. Che rischio. No, è troppo aggressivo. Ma è dura qua. Rischiamoci. Se riesco a chiuderlo sopra è tanta roba, ma non so se ci riesco perché. Tu come ho tentato si avvicina. Un power up, vai, questo qui mi aiuta un po'. Un pochino, non tanto, ma. Ok. Così.
è così. Un po' corto, eh? Allunghiamo un pochino il corridoio, ok. La Y me l'ha già data, riempiamo un po' gli spazi. La X, fantastica la X. Un'altra Y, una O. Un'altra O, ce l'avevo già, una B. Ci serve la B, ci serve la B per fare 2 milioni e 3. Basta chiedere, no? Basta chiedere. Basta chiedere. Oh madonna. Allora siamo 2 ore e 40 di partita già, raga. Un credito solo con 2 ore e 40 sulle spalle. È pesantissimo, però sono queste mini maratone che ti portano a fare i record, purtroppo è così. 2 milioni e 3. Andiamo avanti. Allora, qui. Così. Ok, bisogna guadagnarsela qua. Guarda, 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 guarda. No, ce l'avevo quasi fatta chiudere. Pazienza. L'importante è 2 milioni e 3, perché per me era importante superare la barriera, no? Era fondamentale. Se avessi chiuso lì andavo ancora avanti, però pazienza. A un certo punto io devo per forza chiuderla quella finestra, sennò non... No, ho sbagliato. Così. Facciamo un po' di stampe, ok. Ah, che maratonona, però ce l'abbiamo fatta.